Buona giornata a tutti. Provo a parlare Francesco. Sì, mi ascoltate, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Perfetto. Bon, allora, Magia Stregoneria Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che su internet trovate i siti che ormai sono assaltati letteralmente, cioè non so, non si è... Di notte non si aprono quasi più, cioè c'è una difficoltà di entrare non indifferente con un grosso giro, vabbè, non è importante, cioè sì, è importante, insomma. Boh, abbiamo due cosette, no? Sposta la testa un attimo Francesco e faccio un annuncio che non ho mai fatto, no, di là, eccola. Allora, io l'ho letto là e lo faccio così per amicizia, domenica 7 novembre 1999 alle ore 15, c'è l'inaugurazione della mostra personale di pittura di Giampaolo, vi ricordate? Giovanni Orso, Giampaolo, quello che sentite qua anche telefonare parecchie volte. Allora, la mostra di pittura si tiene a Caselle d'Altivole, in centro paese. Allora, se qualcuno è interessato a vedere come dipinge Giampaolo, sì, allo shop, come Giampaolo dipinge, alcuni quadri sono anche piuttosto belli in realtà. Cioè io ne ho visto uno dove la coscienza si sviluppa dalla non coscienza e mi è piaciuto moltissimo. Allora, domenica 7 novembre alle ore 15, inaugurazione della mostra personale di pittura di Giampaolo Giovanni Orso, Caselle d'Altivole, al SOP numero 5 in centro paese. Per cui, bom, va bene Francesco? Sì. Adesso Francesco vi parlerà un attimino di una conferenza che tiene un nostro amico. E dopo parleremo un attimino di cosa è successo qui in conferenza sabato scorso. Sì, ecco, io voglio ricordare una cosa. È una conferenza che, diciamo, ha alcune attinenze, non tutte con la trasmissione che noi facciamo sulle nostre tematiche, però è un argomento che è abbastanza interessante, che può essere utile sviluppare e che può tornare anche utile per comprendere alcune cose e anche per affrontare, diciamo, le prospettive della vita in maniera diversa. Allora, venerdì 19 novembre alle ore 20:30 in Biblioteca Comunale di Crespano del Grappa a Treviso, in Piazza San Marco, dietro la chiesa per intenderci, sarà una conferenza dibattito La filosofia trialistica e presenterà Mauro Graziadei. È un nostro ascoltatore, è intervenuto alcune volte in trasmissione e in questa conferenza appunto presenterà un suo sviluppo teorico che è la filosofia trialistica o il trialismo come lui lo definisce. E gli estensori del volantino hanno definito in questa maniera un attimino il trialismo, non è una definizione corretta ma diciamo una definizione provocatoria. Esiste il bello e il brutto, il buono e il cattivo, la destra e la sinistra, il credente e l'ateo, la Coca-Cola e la Pepsi-Cola, ma noi andiamo oltre. La conferenza è organizzata appunto dal gruppo Studi Veneti, che hanno una sede che Crespano del Grappa, e il loro indirizzo è studiveneti@licosmail.com per quanto riguarda la posta elettronica. Diciamo che per quanto riguarda l'argomento trialismo è abbastanza interessante perché è stato sviluppato varie cose. Il relatore, oltre che dare una dimensione diciamo filosofica al suo sviluppo del pensiero, ha cercato di dare anche uno sviluppo materiale concreto. Difatti lui ha inventato, ha fatto varie invenzioni, tra cui appunto gli scacchi trialistici e anche il lego trialistico. Cioè nel senso di dire, esistono sempre degli sviluppi che vanno in due sensi, noi diamo uno sviluppo che dà un terzo sviluppo. E questo modo di affrontare le cose è una cosa abbastanza interessante perché toglie alcuni preconcetti. Cioè nel senso che noi siamo abituati a pensare col sì e col no, però non siamo abituati a pensare con il forse. Ecco, un'altra cosa che può essere interessante è che da queste cose ne ha derivato tutta una serie di disegni, che sono disegni soprattutto legati, lui non conosce l'alchimia, però sono legati all'alchimia o ai frattali dei computer. Di conseguenza c'è anche uno sviluppo pittorico di questo concetto ed è anche bello appunto affrontarlo e vederlo, perciò io ricordo l'appuntamento. Venerdì 19 novembre alle ore 20:30, Biblioteca Comunale di Crespano del Grappa, Piazza San Marco, dietro la chiesa per intenderci, la conferenza è La filosofia trialistica di Mauro Graziadei. Io sarò presente, saranno presenti anche altre persone dell'istituto, perciò chi ha un interesse oltre la conferenza poi limite per incontrarci e la cosa noi prevedesi insomma. Perciò chi vuole, io poi lo ricorderò anche alla fine di questa conferenza, è una cosa che non ha moltissimi contatti con noi, però siccome insegna ad affrontare le cose
da un proprio punto di vista, da una propria ricerca, da un proprio percorso, da una propria informazione, e soprattutto non accontentarsi delle soluzioni date, è sempre utile appropriarsi degli insegnamenti degli altri per poter affrontare le problematiche o le cose in maniera diversa. Ecco, poi lascio la parola a Claudio. Va bene, sì sì, ho finito. Sì sì, no, beh, io ricordo un'altra cosa, visto che Claudio è ancora impegnato. Ricordo che sarà appunto domenica 14 novembre a Milano, sarà la riconsacrazione di Milano all'antico culto della Deanca del Duomo di Milano. Allora, l'appuntamento è domenica 14 marzo alle ore 16 in Piazza Belgioioso a Milano. Saremo presenti anche noi dell'istituto con un po' di persone, di conseguenza chi vuole anche aggregarsi a questa cosa può farlo. Per chi è interessato a avere dei riferimenti, siccome esiste una libreria che si occupa anche di stregoneria, di paganesimo a Milano, a cui noi facciamo riferimento, che è la libreria Primordia, io do l'indirizzo. Allora, libreria Primordia, via Piacenza 20, 20135 Milano. Il numero telefonico della libreria è 02-5463-151. Per chi è interessato a questo culto di riconsacrazione del Duomo al culto dell'antica dea, può fare riferimento alla libreria di Milano. Perfetto. Ecco, io adesso ti lascio la parola. Va bene, Francesco ormai vi ha raccontato quasi tutto, per cui mai non c'è quasi niente che debba raccontare. C'è il discorso però della conferenza che abbiamo fatto sabato scorso. Allora, cosa c'è da dire sulla conferenza di sabato scorso? Innanzitutto che la sala qui a Radiogamma 5 era piena. Questa è l'unica cosa da dire, e la cosa più simpatica da dire è che quasi tutti i radioascoltatori, la gente che ci ascolta per radio, non è venuta. E che è importante, cioè nel senso che avremo praticamente sovraffollato sistematicamente la sala, anche perché è stato fatto un grosso lavoro, un enorme lavoro, diciamo così, di manifesti, di informative, eccetera, per cui non avremmo fatto altro che soffocare così la sala. Comunque insomma, sono l'aspetto positivo era anche l'età dei partecipanti, cioè che la maggioranza rispetto alle solite conferenze ho notato che c'è stato più livello giovanile, cioè più ragazzi, e questo è già positivo, cioè nel senso significa che il nostro discorso di percezione o di indirizzamento o di comprensione comincia ad arrivare anche chi ha più possibilità nella vita dopo di realizzarsi. Sì, cioè praticamente il futuro della vita, il futuro del sistema sociale. Cosa si può dire su questa conferenza? Niente, abbiamo esposto chiaramente quei principi che un giorno o l'altro dopo leggerò anche qui in radio, che metterò su internet, eccetera. Però la cosa più importante di tutto quanto quello che abbiamo fatto è il fatto che si è sviluppata una curiosità fuori da quello che è il circuito radio. Cioè la radio praticamente ha raggiunto delle persone che non sarebbero mai state raggiunte, cioè delle persone sono venute in radio soltanto per sentire la conferenza e senza sapere che esisteva la trasmissione della radio, solo perché l'ha detta sui manifesti, sì, ovvero sulla posta elettronica. Esatto. A parte di minacce e gli insulti che ho ricevuto all'istituto per la posta elettronica, però insomma, per dare un così un particolare, non per farla vittima, chi ci fornisce il servizio di posta elettronica all'istituto ha minacciato la sospensione del servizio in quanto i cattolici hanno protestato per la cosa. Io non so quanti servizi di posta elettronica o quanti provider arriverebbero a minacciare i propri utenti, e dei buoni utenti tra l'altro, cioè perché non siamo utenti occasionali di internet, di sospendere il servizio. Di conseguenza i cattolici hanno preferito non confrontarsi, ma usano sempre un sistema criminale di impedire agli altri di manifestarsi. Sistema mafioso. Sì, nel senso che se avevano qualcosa da dire, tenendo conto che i messaggi non erano anonimi, c'era un mittente di posta elettronica, c'era tutto possibile e raggiungibile, c'era anche una conferenza, un luogo fisico, che se qualcuno doveva dire non condivido quello che tu dici, poteva benissimo dirlo, e non sarebbe stato aggredito, minacciato, insultato, perché noi abbiamo il massimo rispetto non è nel nostro stile. Sì, ma noi, per le persone, noi abbiamo sempre il massimo rispetto per le persone, non certo per delle idee balorde dei cristiani. Però i cristiani hanno preferito agire, nel senso di dire impedire agli altri di parlare. Difatti io ho ancora a casa il messaggio ricevuto dall'istituto con la minaccia di sospensione del servizio di posta elettronica.
è semplicemente ridicolo, perché chiaramente ormai con i servizi di posta elettronica che esiste da tanti provider, fai presto a passare da uno all'altro, cioè è irrilevante. Cioè, ti dici però è significativo. È significativo dell'attività mafiosa, cioè esiste una mafia, esiste un'organizzazione mafiosa da parte dei cattolici e che interviene su delle istituzioni, tipo quella di Treviso con Gentilini, tipo Bologna. Quella di Bologna, tipo quello che è successo in Fiera Vicenza, tipo questo messaggio qua. Cioè, esiste un'organizzazione mafiosa la quale agisce per impedire alle persone di ottemperare al dettato costituzionale. Cioè, esiste un'organizzazione terroristica fatta apposta per impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero, di diffondere il proprio pensiero, di diffondere il proprio sentire religioso. Questa è, ormai è assodato, cioè la quantità anche una cosa che voglio ricordare, cioè che non è che noi rifiutiamo il confronto, come volete chiamarlo, o il dibattito con gli altri. Io voglio ricordare che nella nostra storia appartiene il caso di un giornalista che voleva organizzare un dibattito fra noi e un teologo, e il teologo rifiutò il dibattito con noi. Non perché noi non ponemmo nessuna condizione, limitazione, diciamo: sei tu il gestore responsabile che organizzi la cosa, fai come vuoi, noi veniamo e noi stiamo alla regola che ti dai. Infatti scappò come un topo di fogna. E un teologo, che tanto insegna anche teologia a un seminario, si rifiutò l'incontro. Tanto per essere chiari, cioè, i cattolici possono insultare, offendere, e scappare, fare i mafiosi, ma non hanno la dignità morale delle loro affermazioni se non quando le persone sono in ginocchio. Cioè, non è che non hanno dignità morale, perché hanno una morale, non hanno dignità. La morale porta a non aver dignità. Questo discorso che ho fatto sulla morale, è un inciso. Alla porta con Franco. Cioè, è una battuta. Noi facciamo morale, nel senso che noi costruiamo la morale pagana, cioè noi costruiamo il pensiero, costruiamo il sentire, costruiamo la relazione col mondo e definiamo alcune cose. Chiaramente, se qualcuno gli va bene, bene, gli altri girano la radio e vanno a ascoltarsi Radio Maria o qualcos'altro, chiaramente non necessariamente. Però il nostro è un lavoro di costruzione morale, solo che noi lo estendiamo a livello oggettivo, cioè lo estendiamo a livello sociale. Chiaramente, quando estendi un essere morale, un comportamento morale a livello sociale, è come se dichiarassi guerra. Basta, insomma. Comunque, dai cattolici possiamo aspettarci solo che questo. Dopodiché, da questi comportamenti, capite bene che allo stuprare i bambini il passo è brevissimo. Cioè, è brevissimo. Non è che a un certo punto io mi andrebbe bene anche di essere smentito sui fatti. Cioè, mi andrebbe bene, guarda Claudio, che sbaglia tutto, non è vero. Cioè, mi andrebbe benissimo, ma in realtà ho una montagna di dati tali che se è così, non c'è niente da fare. Ed è così al di là della forma che viene presentata. Comunque, ritornando alla nostra conferenza, ci ha permesso anche di agganciare dei buoni contatti. Io sono entusiasta, cioè effettivamente è qualcosa di nuovo, perché fra le altre cose io sono un apprendista stregone. Però qual è la difficoltà grossa? È trovare altri apprendisti stregoni che fanno lo stesso percorso, cioè che abbiano una disciplina similare, che abbiano delle cose similari. Questo anche perché per farlo occorrono 10-15 anni, per cui capite bene, se una persona comincia adesso, sarà pronta fra 15-20 anni, trovarne uno che già la faceva da 15 anni è effettivamente una perla rara. E effettivamente abbiamo trovato un personaggio di questo tipo che stanno facendo più o meno il nostro lavoro. Vedremo adesso di combinarlo, vedere se si può essere in sintonia o non. Questo non ha importanza, poi i percorsi appartengono alla soggettività, però in effetti è stato un successo da questo punto di vista. Basta, c'è altro, qualcos'altro? Naturalmente qualcuno ha contraddetto, naturalmente noi abbiamo messo i paletti, perché come vi ho detto noi accettiamo il discorso, però il discorso per noi è guerra, cioè discutere significa combattere, non è un gioco. Ecco. Sì, ma quello è importante che ad esempio quasi tutti gli ascoltatori, cioè tutti i presenti sono intervenuti, nel senso di chiedere qualcosa, cioè non è che sia limitato ad avere un pubblico passivo che recepisce, cioè nel senso che moltissimi sono intervenuti anche più volte proprio per chiarire le cose, per chiedere o per discutere le cose, ed è venuto fuori un dibattito anche molto interessante. Insomma, naturalmente ognuno prende quello che gli serve, quello per cui è venuto. È chiaro che se chi è venuto mandato dal CESNUR, dall'ARIS o dal CRIS oppure dal CICAP non ha trovato quello che voleva, non ha,
Beh, qui sono problemi suoi, esatto. Sono problemi suoi, continuerà a avere questi problemi e noi continueremo a creargli, sì, questi problemi. Comunque, sì. Sai, non c'è un problema, quelli del CIS si sanno arrangiare, sanno, quando serve sanno anche inventare. In effetti, questo è purtroppo. Cioè loro lavorano sempre sulla menzogna. Certo. Va bene, non, sì, ma sai, quando la menzogna non c'è niente, forse gli dai, non trovi più niente. Va bene, allora. Io ritengo che sia stata una buona conferenza e un buon successo. La radio ha avuto qualche soldo, qualcuno ecco, sì, beh, io ricordo che tutti i soldi, cioè, come abbiamo raccolto un po' di soldi. Tutti i soldi che abbiamo raccolto vendere i libri, non ci siamo tenuti neanche i soldi delle spese, esatto, della carta, del confezionamento. Tutto quello che abbiamo venduto abbiamo versato alla radio. Sì, la sera stessa, poco, tra l'altro, cioè, appena finita la conferenza. Poco o tanto che fosse, quello abbiamo tirato su e quello abbiamo versato. E comunque i soldi sono arrivati da persone che non avrebbero mai finanziato la radio. Sì. Cioè, io ho regalato un libro alla Marina poco tempo fa. La Marina ci ha tenuto a dirmi, guarda che do il contributo alla radio. Sì. Io non so come qualcuno dice, non è importante. Cioè, è comunque una sostenitrice della radio, la Marina. Per cui regalargli il libro che gli dia il contributo alla radio è irrilevante, perché lei comunque è una sostenitrice della radio. Mentre invece riuscire ad avere dei sostentamenti, dei fondi da persone che non sostengono la radio, che non hanno mai pensato di farlo, non era importante, esatto, per loro, mi sembra abbastanza importante questo. Ecco, questo sei... Sì, beh, comunque, quello, visto che dai l'occasione, ricordiamo sempre che la radio M5 in questo momento ha bisogno di un certo aiuto anche da parte degli ascoltatori, perciò chi vuole, chi ne è interessato, è giusto che in questo momento sostenga la radio, insomma. Sì, è giusto. Va bene. Andiamo avanti con gli oracoli caldaici. Allora, facciamo ancora la precisazione, perché ormai, siccome stiamo parlando degli oracoli caldaici da aprile, le cose si stanno, stiamo andando verso la seconda parte, cioè verso la fine degli oracoli. Siamo arrivati al frammento 121. Allora, ricordiamo cosa sono questi oracoli caldaici. Questi oracoli caldaici sono le visioni di alcuni stregoni, sembrerebbe del secondo secolo, ma secondo me possono essere anche più antiche, e sono attribuite a Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo, e vennero usati nei lavori dei neoplatonici. I neoplatonici usarono questi frammenti oracolari insieme ai frammenti orfici e insieme a Platone, cioè insieme al Timeo, al Simposio, eccetera, per riuscire a costruire un sistema di pensiero che fosse antagonista al pensiero dei cristiani. In realtà Plotino, Porfirio, Giamblico, Proclo, Damascio e tutti gli altri non hanno fatto altro che costruire degli strumenti di cui i cristiani si sono serviti per occultare l'orrore della loro figura, l'orrore della loro dottrina. Bene, è giunto il questi frammenti oltretutto sono spariti i lavori di Porfirio, sono spariti tutti, sono stati ritrovati soltanto in epoca molto tarda, sono stati trovati praticamente da qualche secolo, sono stati ristudiati, è stata riabilitata la figura di Procolo, di Plotino, di Porfirio, perché ricordo che a Porfirio hanno bruciato il libro contro i cristiani, che è una pietra miliare nella distruzione del cristianesimo. Si è arrivato a pensare che Porfirio è stato ricostruito soltanto perché era stato cercato in negativo da altre opere. Sì, cioè. e anche perché alcuni frammenti sono stati recuperati dagli arabi, sì, e a Costantinopoli, cioè che non era cattolica ma era ortodossa. Cioè, ma d'altronde è tipico dei cristiani distruggere i testi delle altre religioni o di altri intellettuali, proprio perché loro sanno che sono incapaci di affrontare e di rispondere, perché sanno che loro sono cresciuti, crescono sul nulla, sulla menzogna, e non, di fronte alla demolizione della menzogna non possono niente. Se hai un testo culturalmente misero, per riuscire a farlo passare è necessario che ci sia una miseria culturale. Cioè, se io, dal momento che i quattro Vangeli ufficiali e la Bibbia sono dei testi miserabili, cioè miseri dal punto di vista, esatto, culturale, cioè proprio nel senso che non valgono niente, sì, per riuscire a dargli un valore bisogna prima di tutto farli passare come sacri, e secondo bisogna costruire un sistema sociale culturalmente povero, perché un sistema sociale culturalmente povero arrafferà, cioè si attaccherà a qualsiasi cosa esistente. Per cui bisogna costruire la miseria culturale, etica, morale, per riuscire a far passare dei testi miserabili come dei testi preziosi. Cioè, rendete conto, cioè, il meccanismo non è semplice. Davanti a testi come i Vangeli, una volta quando furono scritti nel 100, cioè, ci ridevano sopra, perché?
perché i testi degli egiziani, i testi dei greci, i testi della cultura classica, eccetera, erano infinitamente più ricchi e culturalmente molto più preparati, cioè davano degli spunti per affrontare la vita, mentre questi non davano assolutamente niente. Ma proprio i Vangeli erano come le barzellette dei carabinieri adesso, cioè nel senso venivano usate a livello di barzellette, poi qualcuno degenerato o impazzito li ha presi per vere e di conseguenza ne ha tramuto una cosa. Ma per dare anche la dimensione della tragicità del cristiano, basta pensare che una frase che un cattolico ha detto, che ho sentito, è che un cardinale giustificava la condanna di Galileo, dice: ma noi la Chiesa non vogliamo condannare Galileo perché sosteneva che la Terra era rotonda e non era il centro dell'universo, ma abbiamo condannato Galileo perché non ci ha dimostrato le sue tesi. Cioè, posso capire che uno possa essere processato per un comportamento contro una legge della società e non dimostra la sua innocenza e ne viene condannato. Insomma, già questo è un po' discutibile. All'interno, se uno commette se una società ha una certa regola e uno viola questa regola, tipo uccidi qualcuno, se quella società dice che non devi uccidere, è giusto che questa persona venga processata. Se questa persona non riesce a dimostrare la sua innocenza, è giusto che venga condannata. All'interno di una logica del genere. Però uno che dice: la Terra non è il centro dell'universo e gli fai un processo, lo condanni, lo torturi, gli fai un severo interrogatorio che poi significa tortura, perché dice che la Terra non è il centro dell'universo e che la Terra gira intorno al Sole, e poi che dice: ma sì, noi l'abbiamo condannato perché non ci ha dimostrato le sue tesi. Cioè, rendetevi conto, cioè, l'assurdità e la criminalità, e nessuno, e questo l'ha detto un cardinale. Questo significa chiaramente come si affrontano i problemi, cioè che loro possono commettersi qualsiasi errore, devi essere te che devi dimostrare le cose a loro, tenendo conto che ma tu li vai a contestare un principio teologico, non un principio materiale. Questa è la cosa veramente che è la più terrificante. Sono andato a dire questo fa, ma noi l'abbiamo condannato perché non ci ha dimostrato sufficienza le sue tesi. Allora, seguendo questa logica, noi li condanniamo tutti perché non ci hanno dimostrato che il Sole si è fermato. Sì. Non ci hanno dimostrato in quel momento. Ma non vale, capito? Ah no, non vale. No, perché loro rappresentano Dio. Ah beh, sì, hai ragione. In effetti, vabbè, dai. Sì, loro la parola di Dio. Poi mette in dubbio la parola di Dio. Faccio un culo così io a Dio, veramente. Vabbè, comunque, è anche più grande. Scusa, tanto per... il Dio che ha mandato il suo figlio a salvarti. Ah sì, giusto, è vero. Un bacio lo faccio anche a lui, non è che, tanto per essere chiari. Va bene. Allora, in effetti i neoplatonici fornirono questi strumenti ai cristiani e non è che li hanno forniti perché loro volevano fornirli, loro hanno costruito il loro pensiero e li hanno rubati, come i soliti, i cristiani sanno solo rubare. Hanno rubati, se ne sono appropriati, hanno distrutto la cultura, hanno distrutto la conoscenza e hanno usato questi strumenti per distruggere la vita. Naturalmente, io come apprendista stregone mi riapproprio di ciò che è mio, questa roba è mia. E questa roba la interpreto io come apprendista stregone. La interpreto perché io ho la forza per interpretarla. Chiaro questo? Per cui a quel paese Plotino, a quel paese Giamblico, a quel paese Proclo, io ho il massimo rispetto per i guerrieri del pensiero, però i guerrieri del pensiero non mi devono fare ostacoli. Per cui io mi approprio, e questa è una regola del paganesimo, una regola fondamentale, le cose che ci appartengono dobbiamo prendersi. Si può chiamare anche rubare questo, tanto per essere chiaro, però siccome appartiene alla mia stirpe di apprendisti stregoni, io me lo riprendo perché mi appartiene. E dico io cosa significa. Beh, d'altronde già Virgilio dice vivere rapto, vivere di rapina. Vivere di rapina, sì. Va bene, e allora riprendiamo questo. Siamo arrivati al frammento 121. Vi leggerò oggi 1, 2, 3, 4, 5 frammenti fino a Libere Luci. 5 frammenti e poi daremo via le telefonate. Va bene, Francesco? Allora, frammento 121. Il mortale che si sia accostato al fuoco avrà luce. Punto. Anche questa è una frase che deve essere interpretata attentamente. Non è detto che il mortale abbia luce, non è detto che il mortale prosegue nell'eternità dei mutamenti, non è detto che l'essere della natura trasformi la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il mortale sta vivendo, il mortale sta scegliendo, il mortale si sta trasformando attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. Il mortale sceglie. Le sue scelte sono quelli che qualificano il suo vivere.
Le sue scelte lo portano a sviluppare se stesso, abbeverandosi al fuoco della conoscenza, e le sue scelte lo portano a fuggire da quel fuoco. Le sue scelte alimentano il coraggio col quale affrontare l'esistenza e lo rendono lo rendono pauroso, costringendolo a scappare. L'una o l'altra scelta lo trasforma. L'una o l'altra scelta sviluppa l'individuo o ne impedisce la dilatazione. L'una e l'altra scelta non sono uguali, portano in due direzioni diverse, comportano scelte diverse con diversi risultati. Chi si accosta al fuoco alimenterà il fuoco che arde dentro di lui e trasformerà la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo è il senso del frammento. E passiamo al frammento 122. E dice: accendendo l'anima nel fuoco, puntini, puntini, puntini. Continua, in questo caso il senso del frammento precedente: non è sufficiente che un essere della natura sia pervaso dal principio animatore perché sia in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma è necessario che sommi la propria volontà a necessità che ne ha determinato la sua esistenza. Solo accendendo l'anima nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza, egli sarà in grado di prendere nelle proprie mani il patrimonio che ha ricevuto dall'essere natura e trasformarlo in libertà attraverso il perdurare della sua coscienza e della sua consapevolezza, proiettandola nell'infinito dell'esistenza. Quando la necessità che lo ha generato, l'essere umano somma la propria volontà, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, allora e solo allora egli avrà acceso la sua anima nel fuoco. Accendere la propria anima nel fuoco significa mettere in essere tutte quelle strategie nella vita di tutti i giorni attraverso le quali si plasma e si compatta il proprio corpo luminoso. Lo si modifica e lo si rende compatto per lanciarlo nell'infinito anche in mancanza del corpo fisico. Accendere il proprio sentire e il proprio intuire nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza per trasformarlo in potere di essere. E passiamo al frammento 123. Non li commento più. Leggo e non li commento. Se volete, telefonate per commentarli voi. Frammento 123, puntini, puntini, puntini. Alleggerendola col caldo soffio, puntini, puntini, puntini. Non so se questo frammento si riferisca al frammento precedente, ma il soffio del fuoco della conoscenza alleggerisce la consapevolezza dell'individuo in quanto lo rende compatto ed utile per affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Non sono più le paure a condizionare le azioni dell'individuo, ma questi agisce per propria scelta e per proprio ardimento. Ha alleggerito la sua anima, ha alleggerito la sua ragione, ha alleggerito le sue azioni, egli si è esposto al soffio della conoscenza. Atena è entrata dentro di lui, ha lisciato la sua percezione, ha fuso il suo intuire con l'intuire dell'individuo, rendendolo libero dalle incrostazioni della sottomissione. Ne ha liberato il giudizio, rendendo l'essere umano padrone dello stesso. Dunque, possiamo dire che la percezione si è alleggerita col caldo soffio della conoscenza. Ora l'intuire dell'individuo può variare la descrizione della ragione che si è spostata, lasciando l'essere umano padrone di se stesso. E passiamo al frammento 124. Coloro che spingono fuori l'anima e inspirano sono prossimi alla liberazione. Oh, che bello! Quando l'essere umano cerca la conoscenza e la consapevolezza, il suo corpo luminoso cerca la sua indipendenza, cerca delle situazioni nelle quali essere indipendente dal corpo fisico, cerca di sondare il mondo che lo circonda, liberandosi dai legami che la descrizione della ragione gli impone. Questi esseri umani hanno costruito consapevolmente il loro corpo luminoso ed ora lo spingono fuori. Spingerlo fuori è un modo esatto di definire quanto sta facendo questo essere umano. Ogni sognatore lo sa questo. Lo ha costruito e plasmato nell'attività quotidiana, ma per alimentare il proprio percorso deve spingerlo a cercare la propria autonomia dal corpo fisico. Solo gli stregoni riescono nell'impresa, solidificando il proprio percorso di conoscenza e consapevolezza. Una volta che hanno costretto il loro corpo luminoso ad affrontare l'oggettività che lo circonda, insegnandogli ad essere indipendente dalla descrizione della ragione, lo ispirano quando devono affrontare la vita di tutti i giorni. Per fare questo serve una grande determinazione, sorretta da un grande potere espresso da una perfetta impeccabilità.
Ha ragione il veggente degli oracoli caldaici, afferma che coloro che fanno questo sono prossimi alla liberazione, sono prossimi a liberare il loro corpo luminoso dalle catene della loro ragione, sono prossimi a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Quando ci si trasforma in stregoni, si è prossimi a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, anche se il corpo luminoso è già formato e autonomo. Serve una grande energia vitale e un grande potere di essere per funzionare con entrambi i corpi, e solo i grandi stregoni che sono vissuti con impeccabilità, agendo in ogni istante della loro vita per costruire il loro potere di essere in armonia col potere di essere delle coscienze di sé del circostante, sono in grado di rimandare più a lungo la separazione. In ogni caso, la separazione fra corpo fisico e corpo luminoso con la morte del primo è già in atto. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, ed è il 125, ed è brevissimo. Puntini, puntini, puntini. Libere luci. Punto. Quando un veggente scorge libere luci, alterando la percezione in una situazione tale da dare una grande importanza a quanto vede, quando le libere luci altro non sono che gli esseri della propria specie che hanno trasformato la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, al punto da essere definite dal veggente libere luci, perché il termine libere luci non viene indicato in questo caso, è fatto proprio da chi sta assistendo ad uno spettacolo che gli rapina il suo sentire, alimentando la speranza di diventarne parte. Definire libere luci è in contrapposizione alla luce che comunque emana il veggente, che però è ancora legata al corpo fisico e alla sua ragione, una luce che, per quanto splendente a seconda del potere di essere raggiunto dal veggente, non può essere considerata libera luce in quanto è ancora legata, per i suoi mutamenti, la sua crescita e le sue trasformazioni, alla materialità della sua fisicità e alla descrizione della sua ragione. E questo era il frammento 125. Se avete fatto attenzione da quando abbiamo cominciato, io avevo avvertito che prendere in mano i frammenti magari a metà lavoro, o comunque dopo che il lavoro, l'esposizione era iniziata, aumentava la difficoltà di comprensione dei commenti. Perché questo? Perché il testo segue una sequenza, e se segue una sequenza dalla percezione dello sconosciuto che ci circonda alla costruzione della nascita del corpo luminoso. Questa sequenza naturalmente mette insieme tutta una serie di quadri attraverso i quali viene espressa, viene costruita la conoscenza, la consapevolezza, l'arte dell'agguato, il sognare, l'intuire, il percepire, le trasformazioni del soggetto fino a partorire il corpo luminoso. Pertanto, se qualcuno si è messo in ascolto degli oracoli caldaici da poco tempo, chiaramente non scorge la sequenza, cioè sente un commento ma non riesce a comprendere dove quel commento si inserisce nell'insieme. Per cui è l'insieme che è importante. Io alla fine dopo farò il libro degli oracoli caldaici, chiaramente lo distribuirò, però è importante sapere questo. Tutto quello che noi diciamo è attività di costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano. È l'essere umano che si fa Dio e incontra gli dèi del circostante. Questo è in sintesi l'intero discorso. E questo è ciò che voleva dire Giuliano il Caldeo, Giuliano il Teurgo, nel esprimere i propri concetti. Pertanto esiste una difficoltà di comprensione perché sono le cose nostre. Cioè, se io vi dico il pazzo di Nazareth, tutti voi capite esattamente cosa voglio dire. E magari qualcuno si incavola perché dice: ma no, ma tu non devi dare del pazzo a questo poveraccio, no? Devi dare il criminale. Sì, però tutti quanti comprendono, mentre invece quando si tratta di passare da un livello di comprensione a un altro livello di comprensione può venire soltanto energia. Cioè, il pensiero è energia. Cioè, se io penso a una cosa, cioè se io penso al pazzo di Nazareth, è perché io ho poca energia. Cioè, se lo considero un Dio buono è perché ho poca energia, sono un miserabile e ho bisogno di riferimenti miserabili. Se io invece attraverso l'azione accumulo una quantità sufficiente di energia per chiamare le cose col loro vero nome, per affrontare la vita, ed è solo l'azione che mi dà questo, io sviluppo un altro livello di concetti, cioè un altro modo di pensare, cioè il mio pensiero diventa più articolato, più difficile, più complesso, più diverso, e affronta la realtà in maniera diversa.
Per cui questa è una questione di energia, e accumulare energia ve l'ho già raccontato col gioco dello stregone. Li abbiamo raccontati, mi sono fatto un bel mazzo. Anzi, a fine di questo poi riprenderemo il crogiolo dello stregone in maniera diversa. Francesco, a te la linea. Io sì, prego. Allora, ricordo il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700, chi vi vuole andare in diretta, chi vuole porre delle domande o dei quesiti. Allora, affrontiamo un attimino sempre il discorso della miseria e della volgarità, ma dell'infamia di essere cristiani. Allora, io parto da un articolo che è uscito sulla Repubblica oggi, giovedì 4 novembre 1999. Pronto? Ed è appunto sull'argomento sulla scuola. Sì, non è che io voglia affrontare il discorso della scuola, anche se questo significa una volontà chiaramente di imporre qualcosa agli altri. Ma c'è una frase che ci può permettere di comprendere qual è l'istinto di dominazione dei cristiani. E ve la leggo, una frase molto semplice. È l'inchiesta sulla scuola del Papa. E dice... Pronto? Cesare. Sì? Ciao. In diretta. Sì. Sentite ragazzi, mi fate venire pedo. Bene, è positivo. Ho l'impressione, e voi non l'avete? Aspetta che mi viene un po' di... State lì. Voi altri, a chi il demonio tu siete? Ah ma, uno solo. A chi il demonio? A buona. Ma voi che parlate, a sì la bocca del demonio. Va bene. Mi dispiace tanto per voi altri, soprattutto che la gente, la gente capisce, la gente capisce la gente, quindi non fai male ad altri, non puoi diffondere il male. Va bene. Perché la gente capisce meglio di voi altri le verità. Va bene. Tu cosa hai capito della tua vita? Tu sì. Vorrei carica. Ciao bella. Sì, ciao bella. Ciao bello. Scusi un attimo, ma questo qua è anche da ridere, perché io capisco la povera gente, cioè capisco quelli che hanno costruito una vita e si è spaccato il culo, li ha lavorati, li è diventati disperati, li ha costretti in ginocchio. Io li capisco il loro dolore per la distruzione di loro stessi, però devono comprendere che hanno vissuto e qualcuno li ha aiutati alla distruzione. Cioè io non vado mai a dire al poveraccio, alla povera persona che ha vissuto una vita, tu devi fare questo, assolutamente. Io dico a chi stupra bambini, alle gerarchie cattoliche, a chi ha il potere, tu devi muovere a fare questo, devi rispettare le leggi di questo Stato. Pertanto io comprendo questo modo di essere, però non lo giustifico, cioè non posso permettere questo. No, ma questa ascoltatrice ha dato una dimensione particolare dello squallore. Sono Fulvio da Vicenza. Dica. E parlo con Simeoni. Sono io. Io sono un cristiano, io penso che lei abita a Marghera. Sì. Penso che lì ci sia stata qualche fuoriuscita di sostanze velenose. Che beh, io abito a Marostica, cosa è uscito a Marostica? Va bene, dai. Poi Francesco è da Marostica. Sì. Probabilmente ha preso un'influenza dell'ospedale psichiatrico. Ma, che c'era. Ma vi rendete conto cosa state dicendo? Vabbè. Ciao ragazzi, ciao. Di Marostica, no, permetto che l'ospedale psichiatrico di Marostica è solo femminile, perciò io sono maschio. Perciò. No, ma vi rendete cosa state affermando? Cioè, voi state difendendovi in un modo veramente assurdo. Voi dite, siccome io sono fottuto, io sono miserabile, io non ho capacità di guardare in mano la vita, voi dovete diventare miserabili come me. Cioè, questo è una cosa veramente... Io soffro queste cose qua, perché soffro? Perché buttare via una vita per non avere pensiero astratto, per non avere costruito le cose e per essere ridotti a telefonare e ascoltare una trasmissione che odiate, probabilmente la odiate, si è ridotti a ascoltare questa per avere un minimo di emozioni, perché vi dà delle emozioni, vi dà rabbia, vi muove qualcosa dentro, bene, siete costretti ad ascoltare questa trasmissione per avere un po' di emozioni della vita. Ma no, non è orribile questo? Pensateci un pochino. No, ma difatti, Claudio. È veramente. Io sono. Vabbè, non ho parole. No, ma vedi, loro sono incapaci, loro non posseggono neanche la loro esistenza, non posseggono neanche la loro vita. In maniera significativa, la prima ascoltatrice dice: mi fate venire la pelle d'oca. Il che vuol dire che noi con le nostre parole gli diamo una sensazione corporea che il suo Dio non gli potrà mai dare. E poi cosa dice l'ascoltatrice? Dice un'altra cosa molto bella, dice.
che cosa significa concepire la sua esistenza, che secondo lei il suo Dio non gli dà niente, ed per lei è inconcepibile che qualcuno si realizzi se stesso. Infatti dice, voi avete la bocca del diavolo, cioè nel senso che per lei è inconcepibile che qualcuno si realizzi tramite la propria volontà, tramite la propria forza, tramite i propri desideri, tramite la propria cultura. E allora, lei ascolta la trasmissione e dice, perché infatti la pelle d'oca, ma significa che noi andiamo a colpire? Significa chiaramente che le nostre parole sono più forti del loro Dio criminale. Pronto, mi passa in diretta perché mi go a dire qualcosa che senti anche gli altri. Ehi, dillo. Sta attento. Non sono mia in diretta adesso perché stavo radio quando... Dimmi. No, non è mia, sono radio qua, non si sente niente, no. Io non te sono in diretta, mies. Certo che sei in diretta. Sì. Stai dentro, Tusi. Valtri, a chi adesso è bei Tusi anche. Perché qua, se sente il parlare, uno anche cosa è bello. Sì, bei. Bellissimo. Beh, stai dentro. Certo, sai. Scusa, ma che domande sono queste? Dai, o viene il duca, butto giù il telefono, dimmi. Presto, a voi, padre Pio. Vabbè. Dopo rea. Sì, vabbè, dai. Vai a suicidarti, dai. Mi devo il permesso che prega per altri. Ma pensa, ciao, buona giornata, ci sentiamo. No, che... Cioè, Fiorma, fai conto. Pronto. Ciao Claudio. Ciao. E ciao Francesco anche. Ciao. Sono Marco da Marghera, sono un tuo concittadino. Ah, ciao. Dimmi. Va benissimo. Benissimo, perfetto. Tutto bene alla conferenza? Sì, sì. Ah, è grande. È perché sono distante dalla radio. Sì. Non è portatile. Dimmi. Senti, c'è un arretramento per quanto riguarda la scuola in Italia, Perché se diamo spazio a questi cattolici, sono dei filibustieri. Hai visto cosa è successo in piazza San Pietro una settimana fa? Va bene. Ecco, e qua, questi qua cosa ci vogliono usurpare un diritto sancito dalla nostra Costituzione, insomma? Noi dobbiamo assolutamente ribellarci, non possiamo soggiogare. Dobbiamo darci da fare perché la scuola, loro non possono tenere finanziamenti alla scuola statale, alla scuola privata, alla scuola, se non pagare tra di loro, tra i ricchi. Vabbè. Quindi dobbiamo assolutamente fare a meno di questa zavorra di cristiani, perché i cristiani sono una minaccia per l'intera umanità, cosa hanno fatto in tanti continenti, le peggiori guerre sanguinose, non solo quelle delle Sante Inquisizioni, ma anche quelle di queste guerre qui della prima e seconda guerra mondiale, sono quasi tutti paesi cristiani. Anche se dicono, ma è stato Hitler, Mussolini, che non erano tanto cristiani, forse erano atei, che erano minacciate, però le guerre, i popoli erano quasi tutti cristiani. Io non so bene del paganesimo com'era quando c'erano le guerre anche nei pagani, però non c'era l'annientamento dell'avversario, come le guerre cristiane, insomma. Nei pagani non credo, magari c'era un po' di... come succedeva? È un atteggiamento diverso, non era religioso, era sociale. A proposito, Claudio, io vorrei darti il mio recapito telefonico in privato, se possibile. Te lo do? Sì, beh, se vuoi io rispondo. Adesso rispondo a Francesco al limite, ti passo Francesco, va bene? Ciao, buona giornata. Deve prendere il recapito telefonico un attimino. Sì. Bon, allora io dico questo, chiaramente questa trasmissione è un successo perché i cristiani hanno bisogno di telefonare a questa trasmissione per fare delle affermazioni che sono assolutamente fuori di testa, perché non esiste niente nel cristianesimo che sia umano, che appartenga agli esseri umani, che appartenga alla vita, che appartenga al loro modo di essere, al loro modo di esistere. È solo una forzatura, solo un'imposizione militare. Vediamo un attimo. Pronto? Alberto. Dica? Vuoi dire che no, che questa mattina la cosa in tu che c'è il Papa che va in India adesso, no? C'è? Però così l'Indù, quindi vuole addirittura New York, insomma, che va, no? È una cosa un po' particolare. No, ecco, il discorso è che praticamente no, se non vuole che vada, vuol dire che il motivo c'è perché diceva che sta il massacro dei portoghesi
anni fa. No, il motivo è più immediato, cioè appartiene ad adesso. Comunque rompe scatole e sentire che va di là per subilare persone che sono già, che hanno già i loro problemi, non potrebbe mica stare a casa sua. Ecco, questo è il mio. Vabbè, questo glielo giro a Wojtyla. Grazie, arrivederci. Grazie a te. Aspetta, volevo dire un'altra cosa. Dimmi. E se qualcuno gli interessa il libro, di leggere il libro I Vicari di Cristo. Sì. Non so se voi l'avete letto. No, non l'ho letto. Procuratevelo, che è molto importante. Immagino. Per sentire la storia dei papi, cosa hanno fatto, le porcherie maggiori, l'inquisizione, la prepotenza, sono tutti morti da sifilite perché avevano amanti a non finire e via di seguito. Buon ciao, grazie. Questa è una cosa che va bene per i nostri amici anticlericali. Comunque, quello che voglio dire io è un'altra cosa. In India stanno succedendo queste cose perché i cristiani stanno comprando le conversioni, cioè vanno là coi soldi e comprano le persone, cioè comprano sfruttando la miseria delle persone, per cui hanno montato un po' di rabbia, ma non allora, adesso. Sì, no, ecco, io vorrei proseguire sul discorso di quelli ascoltati. Pronto? Sì, pronto, sono Enrico. Dimmi.